Signori, benvenuti e bentornati nell'ultimo showcase per quanto riguarda questi due banner della Golden Week, ovvero stiamo parlando di Gotenks fisico, ultimissimo Rare Summon uscito insieme a Majin Buu Tech, dove avete già il video sul canale, quindi vi invito a recuperarvelo se non l'avete ancora visto. Oggi andiamo a testare sto Gotenks sperando che possa essere quantomeno decente, perché comunque sulla carta non è che mi convince tantissimo. E se Majin Buu Tech aveva delle potenzialità abbastanza alte e più o meno ha rispecchiato quello che io pensavo del personaggio, sto Gotenks per me già parte molto male, perché comunque non è che ha chissà che passiva fortissima, però può comunque, non lo so, sembrare forte, può servire per qualcosa, chi lo sa. Nel frattempo ci troviamo sempre contro i Vendi Majin Buu, oramai ce lo siamo presi come fisso. Allora, eccolo qua il personaggio, giustamente con l'Inter non dovrebbe linkare nulla perché hanno tutti e due lo stesso nome. Allora, siamo nella doppia 200% col nuovo Goku Super Saiyan 3 Leader e abbiamo difesa abominevole. Il personaggio però si va a buffare per ogni special tirata, tipo, perché se secondo o terzo slot si prende un attacco and death più 77 e per i primi 7 turni c'ha great chance di evadere, mi pare, esatto, c'ha great chance di lanciare una special e per ogni special performata si buffa il critico, quindi da buildare full add sto coso, e si buffa anche di un 20% per ogni attacco evaso. Quindi in realtà se lo possiamo mettere così, in realtà facciamo in questo modo. E deve evadere assolutamente a great chance, quindi un 70%. Io non voglio sapere quanto mi prendo di... Io, a parte qua devo usare item, e qui mi fa una special sul Gotenks fisico, sono morto, già ve lo dico. Non ce la fa a tankare, cioè, a meno quando ci avrà 300-400 mila def post special. Se non doggia e non si buffa fa vomitare. Facciamo Whis, purtroppo sto personaggio non mi convince, ragazzi, sincero, già parte male. Questo che mi lancia subito special, io già lo sapevo, per questo ho usato Whis, che sennò sarei imploso malissimo. Pezzo di merda. Vediamo se Gotenks dodge. Ma in realtà già posto special, avendo Massive Resist Attack and Defense per un turno, già comunque ha delle buone stats, no? Dovrebbe raggiungere 500.000 full setup abbastanza facile, anche posto special. E il problema, ragazzi, è, a parte è un personaggio da giocare secondo o terzo slot per sfruttare al massimo la passiva, quindi da primo slot non ti frega. Però se ti becchi la OE di Super Buu da primo slot, cioè tu non l'hai messo secondo, ma Super Buu ti fa la OE nel primo slot, tu sei esploso, perché giusto qua questo non ha fatto neanche un posto special. Vediamo un po' quanto carica. 5 milioni. Danno molto mediocre, ma ripeto, si deve buffare il personaggio purtroppo, quindi i primi turni fa veramente schifo. Non che poi i prossimi turni sia fortissimo, 5-8. Nemmeno tutti sti danni, ok, si è preso quasi un milione in più post special. Crit manco per l'ombra, ok, primo dodge, secondo, mi pare deve fare almeno o 3 o 4 dodge tipo per buffarsi del tutto. Starà forse sui 10 milioni se va bene, 77% di crit, diciamo che è un mini DPS, mettiamolo in questo modo. È un DPS che ci ha creduto di meno, ecco, mettiamola così. Vabbè, Goku qua, abbiamo anche l'item ancora attivo, quindi non ci dobbiamo creare più di tanti problemi. E facciamo così. Diciamo che se dobbiamo paragonare i due del Summon, sicuramente Majin Buu è quello uscito meglio, palese. Ma nemmeno impegnarsi, cioè Majin Buu c'ha recupero di HP, survival dal KO, counter dalla special, dodge, crit fisso. Letteralmente al kit di un Dokkanfest. Sto qua invece, amen. Sto qua ci prova, ma non mi ispira tantissimo. Va bene, qui Goku e te counter, il grandissimo counter. 21 milioni, vabbè, qua Goku sta incazzato con la vita. Giustamente si è attivata la passiva di quando si scende con gli HP. E poi non dodge, vabbè, sti cazzi. Vabbè, Goku manco a fa così. E Gohan, vabbè, con Whis attivo tank c'ha quasi 100% di DR sto coso. Bravo Gohan, bravissimo. Bravo, bravo. Allora, vediamo un attimo. Difensivamente, ragazzi, purtroppo con Goku link anche di merda. Cioè, come vedete, gli dà 3 link, con Vegeta gli dà 4. Sono link difensivi, perché tipo adesso sta 2,34. Facendo così dovrebbe stare 2,24. Perde quel 10.000. Però, comunque, sti cavoli della difesa, noi dobbiamo vedere il danno. E Goku da primo slot tanca tutto, quindi noi vogliamo avere il primo slot. Purtroppo in sto turno io metto Gotenks primo. Avrei sempre fatto perché, a parte che devo doggiare, quindi mi devo finire di setappare, mi sembra. E poi lo shottiamo con Goku, quindi evitiamo. Facciamo così, e facciamo così. Vediamo se si prende un pugno, siamo esplosi, già ve lo dico. Non ha né guardia né DR sto coso, quindi dobbiamo sperare tutto nel dodge. Ecco qua.
Come non detto, ragazzi, 70% di dodge. E tra l'altro, ragazzi, o doggiate o esplodete. È vero che l'ho messo primo slot, quindi non si è preso nemmeno il buff delle stats. Però comunque sarebbe esplosa, fidatevi. Allora, io lo rimetto primo perché giustamente devo setupparmi. Punto. Quindi, veramente, amen. Facciamo, guarda, uso pure Whis, tanto giusto, anzi, Whis e Snake. Perlomeno, se prendo il pugno, non esplodo. O almeno ci provo, non esplode. Sicuramente, essendo che da secondo terzo slot, il problema non è che ti viene a creare più di tanto. Però, ragazzi, di base, proprio, cioè, 3 milioni e 7. Io ho capito che mo si è perso quei 2 milioni perché non è il secondo slot. Ma, ragazzi, questo è per il summon, un anno fa forse andava bene, 2 anni fa. Ma adesso Rare Summon, letteralmente ripeto, gli Rare Summon che escono adesso sono quasi di Dokkan Fest. E sto Gotenks è un Rare Summon, punto. Questo è un vero Rare Summon. Cioè, nel senso che è mediocre, non ci fai più di tanto. Poteva farlo da buffer. Potevano farlo un Gotenks buffer. Quello poteva essere molto utile. No, tu lo mettevi terza a ruotare, si attivava tutta la sua passiva, poteva doggiare e buffava anche il team. No, tipo, che ne so, un 40% time limit. O Otherworld Warriors per buffare Goku. Ci poteva stare lì. Non essendo manco un buffer, l'utilità non ce l'ha proprio questo coso. Cioè, tu lo devi mettere perché doggia, punto. In qualche momento dove, che ne so, ti possono one shot, tu dici spero nel dodge, amen. È il massimo che puoi fare con questo personaggio. Però di utilità veramente nulla. Cioè, ci sono 30.000 personaggi fatti meglio rispetto a questo. Non ne è avuto proprio l'utilità. Non saprei proprio dove giocarlo, sincero. 5 milioni e 7, madonna, fratello di Goku. Che t'hanno combinato? 5 milioni e 7. Ma povero Cristo, 6 milioni. Ma Goku è fortissimo. Vabbè, l'importante è che tank, anzi, quello deve fare. I danni, ci sono gli altri personaggi che fanno i danni. E Gotenks, però, comunque, io già l'avevo detto che comunque non mi aspettavo chissà cosa. Però così proprio. Non dico che è ingiocabile perché, ripeto, comunque anche ad ability free, avere quel dodge ti può servire per qualche evento che giustamente ti serve, credo, il time limit, perché comunque è una categoria di merda, e ce lo metti dentro, ti doggia, comunque può fare qualcosa. Fosse stato anche un buffer, sicuramente poteva avere un'utilità, lì gli avrei detto, ok, fa da buffer, lo metti terzo a ruotare, amen. Però manco quello fa, quindi boh. Non saprei, capo, non saprei, sincero, non mi convince proprio sto Rare Summon. Proprio brutto. Abbastanza inutile, cioè, o doggia o muori. Queste sono le due sue particolarità. Ok che si buffa il crit, quindi lo fai full add comunque per massimizzare i danni, ma vorresti anche farlo full leva per massimizzare il non morire. Giusto per... Però comunque è un Rare Summon, ragazzi, non è che mi aspettavo più di tanto. Va bene, Goku, a me fa piacere che ti sei impegnato, tutto quello che vuoi. Allora, difensivamente parlando, 2,74, vedete, ragazzi, veramente triste. Facciamo così, io uso item qua perché voglio doggiare in modo tale da sfruttare la full passiva, no? Quindi facciamo draghetto, Whis, sto usando tutti gli item perché giustamente se devo sperare nel dodge voglio che ero morto. Così perlomeno ce lo setappiamo del tutto. E il turno dopo lo giochiamo secondo slot con Goku Super Saiyan 3 che gli dà quei link decenti per l'attacco. E abbiamo anche il buffer in turno. Ok, adesso è full setappato Gotenks. Quindi più di questo non fa. Lo vediamo anche da primo slot se proprio vogliamo. Giusto per capire un po' quanto cambia da primo secondo. 5 milioni. Secondo slot con Linker starà sui 8-9 milioni. Come state vedendo, ragazzi, fa veramente schifo. Poi lui ogni special che tira si buffa il crit. Non è in base al dodge, mi sembra. Quindi vabbè. Ok. Ha crittato, vabbè. Però, cioè, non mi convince proprio, cioè, è inutile. Vediamoci giusto il turno adesso col buffer, poi amen. Ok, signori, questo è letteralmente il best turno che voi potete fare con Gotenks con questo team. Cioè, massimo, ripeto, ci mettete Veget e Settiere che gli linka quel link di difesa in più, ma capirete. Allora, 274.000 def, vomitevole, sincero, veramente vomitevole. Allora, facciamo così. E uso Ghost Usher, sì, anche perché se mi prendo una special sono morto, ma proprio male. Quindi non posso nemmeno di prova a prendere la special. No, Gotenks non te la tanca la special. Non te la tankava Majin Buu, figurati di sto Gotenks. Vediamo giusto quanto carica di danno, punto. Poi non ci interessa, ripeto. Il personaggio deve doggiare, non tankare. E non avrebbe mai doggiato, fidate. 8 milioni e 2, come ho detto, fa una seconda special, sta sui 9 milioni, no? Quelli sui danni. Ragazzi, veramente triste sto Summon. Nulla da dire. Ah, manco me l'ha tirato l'add di special, figurati. L'add di ability, no.
Vabbè, ragazzi, questo era Gotenks fisico del Summon. Inutilità fatta a personaggio, anche perché di base se uno lo gioca lo giocherà da ability free, eh. Boh, io non so se uno l'ha portato già full ability, ma questo è full ability. Ability free è inguardabile proprio. 200.000 def ci arriva. La vedo difficile. Signori, io vi saluto, grazie mille come sempre per aver visto il video. Altro del Summon de merda, e se schippa palesemente. Buona giornata, signori, buona giornata.